disponiamo di macchine tecnologicamente molto più avanzate che ci consentono di eseguire dei trattamenti molto più precisi rispetto a anni addietro e grazie a questa precisione anche a ridurre quello che è il tempo necessario a curare un tumore. Per quanto riguarda i tumori della prostata, questo progresso tecnologico è stato particolarmente significativo, vuoi per le caratteristiche stesse del tumore, vuoi per i nuovi concetti che sono emersi sulla radioterapia. Per la malattia localizzata prostatica è possibile, con le apparecchiature oggi disponibili, eseguire dei trattamenti altamente focalizzati in un tempo che viene notevolmente ridotto rispetto a quanto si faceva una volta. Passiamo da quasi 2 mesi di radioterapia a un trattamento che dura poco più di 1 mese, con una sicurezza nel trattamento stesso e quindi con effetti collaterali fondamentalmente sovrapponibili.